sono Lucia e sono da Prata di Pordenone. Filippo da Maron di Brugnera in provincia di Pordenone. Oh. Ciao, sono Elena di Pordenone. Ciao, sono Paola di Andone, Veneto, provincia di Venezia. Luca di Campobasso. Ciao, sono Margherita, vengo da Monza. Ciao, sono Francesca di Andone, Veneto, provincia di Venezia. Valentina da Pordenone. La volete la sfogliata? No, Pier Andrea da Pordenone. Come ti chiami? Come ti chiami? Luca. Da dove vieni, Luca? Da dove vieni? Ciao Matteo, vengo da Annone Veneto. Ilaria, vengo da Casarza. Sono Marco, vengo da Annone Veneto. Ciao, sono Filippo e sono qui a Casal di Principe per il campo di volontariato e sono molto felice di aver fatto questa esperienza perché è la mia prima, ma mi ha sfatato molti dubbi che avevo su queste zone. Ero un po' scettico all'inizio, ma devo dire che la gente è stupenda, fantastica, anche il luogo, pensavo, avevo pregiudizi, ma era molto peggio, invece ho trovato dei luoghi bellissimi, nonostante la spazzatura, ho capito molto di più sulla mafia e sono molto contenta di aver fatto questa esperienza. Allora, è un'esperienza nuova questa, ed è stato veramente toccante, perché noi non ce ne rendiamo conto abitando in un altro paese, abitando al nord, in cui sicuramente la mafia c'è, però non è concretizzata come qua, noi non la viviamo come abbiamo sentito molte testimonianze, non la viviamo per le strade, non la viviamo nella rovina del paesaggio, perché voi avete un paesaggio pazzesco che purtroppo è rovinato appunto dalla mafia, e veramente venire qua è un'esperienza costruttiva, perché ti fa veramente capire che avete bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di voi, perché un domani potrà succedere anche a noi la stessa cosa. Sicuramente sta succedendo in maniera diversa, ma noi avremo bisogno di voi. Sono Lorenzo del gruppo scout Clan Jonathan Livingston di San Damiano in provincia di Asti, e siamo in un campo a Maiano, a Sesto Runca, e da 2 giorni che ci diamo da fare nei campi e stiamo dando il nostro contributo per lavori agricoli e secondo noi un impegno vero e reale per non essere più solo degli spettatori di quello che succede, perché più che mai ci accorgiamo, in base a quello che stiamo imparando del traffico di rifiuti e robe varie sulla mafia, che la mafia è un problema che riguarda tutta l'Italia e non solo il sud, quindi anche noi dal Piemonte vogliamo esserci per contribuire e andare contro la mafia. Allora no, io mi sono trovato a essere l'unico meridionale di un gruppo di volontari, purtroppo tutti provenienti dal nord. Il lavoro è stato molto interessante, ancora più interessante è stato confrontarsi con chi ha organizzato il campo e con chi giorno per giorno si batte per cambiare certe realtà di Caserta. Sono Flavio, vengo da Modena. Siamo qua a fare questa esperienza a San Cipriano insieme ad alcuni ragazzi. L'esperienza di campi di lavoro e di servizio serve ai ragazzi per vivere e per capire un po' questa realtà, che apparentemente è tanto lontana da noi, ma in realtà è molto vicina, perché viviamo anche noi le infiltrazioni mafiose, camorriste e dell'andrangheta nei nostri territori. Per noi è un'esperienza importante, e quello che vogliamo fare è capire un po' meglio una realtà diversa dalla nostra, ma anche portare a casa un modo diverso di vivere e di prendere le cose. Quindi speriamo di aumentare il senso civico dei ragazzi per cambiare un po', per quanto c'è possibile, anche il nostro mondo. Io capisco che non è tanto, ma che in qualche modo possa aiutarli a resistere e non andare via da queste terre.
quanto mi riguarda, il vostro applauso è la cosa più bella di questa serata. Me lo porterò dietro, ve lo garantisco.